uno allo stand, uno sta già facendo il massaggio qui di fronte a noi, e c'è un signore che sta testando, dopo vado a testare anch'io, vedo che è sul tavolino, scusate, io e i termini tecnici sono veramente messa male, però deve essere veramente bello, e i corsi di solito che dura tanto, cioè... Non è bello, è fantastico, te lo dico io. Adriano secondo me è venuto soltanto per... Assolutamente, cioè non vedevo l'ora, passato l'altro anno, l'altro BioEst, ho detto devo ritornare perché sono stato talmente tanto felice e contento, mi ha dato un'energia estrema per tutto l'anno, pensa. Anche noi ci siamo messi apposta vicino a Radio Prato. Apposta, proprio per continuare la tradizione. Amore, amore. Il nostro è veramente un amore in due, l'amore si fa in due. Quindi. Allora, praticamente, ritornando a noi, voi siete qua tutto il giorno e per tutti i due giorni? Sì, tutti i due giorni. Quindi se qualcuno vuole venire qua a provare o eventualmente avere delle informazioni sui corsi, certo, vi può trovare tranquillamente. Sicuramente. Ok, perfetto. Noi ci risentiremo probabilmente domani, ci risentiremo durante il corso della giornata. Nel frattempo... Mentre Adriano si fa massaggiare, andremo in diretta, sicuro? Sì, ma da lei, non dalle signorine, perché sennò arriva la mia fidanzata e mi scarassa. Certo. Perfetto, noi adesso metteremo un'altra canzone, siamo partiti in piena con due canzoni comunque dal livello alto, ringraziamo il nostro ospite, nel frattempo cercheremo di trovare qualcun altro perché il BioEst è pieno, pullula di persone, anzi è già arrivato, cioè siamo come l'Inps, uno dietro l'altro. In coda, prendete il cartellino, ma non, l'artista non è così grande, dai. Beh, perché abbiamo una lista molto lunga e pian piano quando finisce uno arriva l'altro senza farli aspettare, anche perché questi sono professionisti, vengono qua e non hanno tempo da perdere con noi qua a fare quattro chiacchiere. Infatti, cioè, loro quindi devono... direi Adriano, taglia, metti la canzone che dopo intervistiamo un'altra signora. Ma guarda, ti mando, non ti posso mandare quel maese, ma ti mando sulla luna. Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You make me angels cheer, cause we're together, weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for flying on the moon, they say. Fly with me, let's fly away. Get you up there, I'll be holding you so near. You make angels cheer, cause we're together, weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect. Oh,
E siamo di nuovo in diretta, gli ospiti fanno la calca per venire da noi, ragazzi, è una cosa incredibile. Ma sì, perché al Bioest non ci sono soltanto stand, ma ci sono anche attività, e adesso ne inizia una fra poco. E quindi abbiamo dovuto un attimino spostare l'altro ospite anche a pochi minuti, perché veramente qua tutti vogliono venire da Sputnik a Radio Francia. Perfetto, chi abbiamo con noi? Non lo sappiamo nemmeno noi, perché è arrivato così, due secondi prima della fine della canzone. Ciao, buongiorno Bioest, sono Emiliana. Alle 11 allo Spazio Villas inizia questa nuova attività, questo nuovo progetto che si chiama Nido di Suoni, pensato quest'anno proprio come prima volta al Bioest. E cos'è Nido di Suoni? È un'offerta che facciamo a tutti gli operatori del Bioest e anche a tutti gli ospiti ovviamente visitatori, e vi offriamo delle coccole sonore, perché sono più di 20 anni che queste persone fanno fatica per portare avanti con coerenza un discorso ecologico e sostenibile, e noi sappiamo quanto sia difficile di questi tempi, e abbiamo deciso che vi meritate delle coccole. Quindi chiunque vuole entrare, ecco, alle 11 inizia con Ornella Serafini il Bio Suono, e poi ci saranno i trattamenti di coccole col suono con Miriam Baruzza, e infine i canti di Findon della comunità ecosostenibile scozzese, che sono un po' pensati apposta per aiutare lo spirito di comunità a rinforzarsi, perché noi siamo una comunità in un certo senso, dopo tanti anni che ci ritroviamo qua a Trieste. Beh, direi che l'unione che ha creato questo Bioest è veramente incredibile, insomma. E quindi, scusi, inizia alle 11, quindi diciamo la durata? E la durata saranno 20 minuti attività e a ciclo continuo, ma si può entrare in qualunque momento. Però adesso ci tenevo a farvi sapere, per chi vede anche sul programma, il Nido di Suoni è allo Spazio Villas, in uno spazio intimo, un nido creato da un gruppo di donne con tappeti, stoffe, per cui chi vuole può anche semplicemente entrare, distendersi, rilassarsi, ricaricarsi. Ma non solo alle 11, no? Se non sbaglio. No, verrà ripetuto ciclicamente fino alle 4 del pomeriggio. Bellissimo, dopo ci vado anch'io. Assolutamente, tutto quello che è coccoloso io lo faccio, assolutamente, ho bisogno di coccole. Va bene, noi puntiamo alle coccole, la ringrazio. Grazie a voi, a presto. Quindi noi adesso, ovviamente, tra un ospite e l'altro mettiamo una canzoncina e poi arriviamo con l'ospite che in realtà è già pronta perché qua, quindi la sedia è calda, non possiamo nemmeno fermarci. Veloci con le canzoni, ragazzi. E se noi abbiamo tanti ospiti qua al Parco di San Giovanni, c'è davvero tanta gente, quindi siamo in diretta, ripetiamolo, in via del Pastro Vicino col Pio Est. Noi siamo la stella di Radio Fragola, dovete venire su a trovarci, perché Sabrina, il primo concorrente, al primo ascoltatore che arriverà qua, darà un bacino sulla fronte. Sabrina. Ciao! Cioè, se vuoi venire a cosa si occupa l'Antea? Allora, l'associazione nazionale nasce nel 98 e praticamente okay, si occupa della larga, terza età attiva. Okay. No? Poi qua a Trieste sono 2 anni che è presente. Sì, c'era qualcosa già, un piccolo nucleo anni fa, però in effetti adesso sta facendo proseliti. Ok, perfetto. E nel senso che comunque abbiamo tante persone di varie età che possono comunque aiutare quelle che sono i vecchietti. Che a Trieste sono anche tanti, dobbiamo dire la verità. In tanti modi. Infatti soprattutto nel senso di dare solidarietà a queste persone. Infatti c'è una battuta che si dice Trieste città dei vecchi, no? Di gente sì, vissuta. Però gente che comunque ha ancora una vitalità forte. Ha una storia, qualcosa da fare, qualcosa da sì, dire. Sì. E poi diciamo l'impegno per quelli che sono magari un po' più giovani o che hanno volontà di aiutare gli altri, dà comunque un conforto. E quindi è un'associazione di volontariato. Un'associazione di volontariato, sì. Tra le vostre attività, tipo cosa, sì, cosa fate? Dunque, per il momento c'è una volta per settimana un raduno per la tombola, e nel frattempo viene svolto in due parti. A metà, dopo 3/4 d'ora dall'inizio, si fa una pausa
e in quel pausa c'è sempre qualche esperto che viene a parlare di medicina, di benessere, dare consigli anche, non so, la polizia postale per aiutare le persone a le frodi, cadere, okay. Sì, quindi vi occupate non soltanto per quanto sì, riguarda anche degli aspetti, ma di, sì, degli aspetti della vita di ogni giorno, quindi di tutta la vita quotidiana, certo. E poi ci sono i filmati, diciamo qualcosa di più culturale magari. Al Bioest dove anche... vi possono trovare? Dove allora, siete collocati? Al Bioest siamo guardando la Radio Fragola, prendiamo Radio Fragola, ecco, come centro nevralgico del Bioest, dando le spalle a Radio Fragola. E dunque siamo di lato della, del posto di ristoro. Ah ok, quindi dove c'è il bar, di, il posto delle fragole, delle fragole, là in quella zona. Nell'angolino sotto l'albero c'è la panchina sulla sinistra. Ma qualcuno si può rivolgere a voi anche per assistenza venendo qua oggi o soltanto come volontariato? Allora diciamo che può avere delle informazioni che saranno senz'altro utili. Utili in entrambi i casi, ecco. Quindi. Poi abbiamo nel banchetto delle magliette, okay. Il logo dell'Anteas, con una piccola offerta, uno può avere una bella maglietta estiva, avete dei gadget da dare. Bianco, sì. E poi anche la nostra amica Mirella e la sua collega Marinella hanno preparato delle torte. Ah, e si mangia, la si beve, si ridacchia, finché, si chiama, sì, fino ad esaurimento delle scorte si può assaggiare una torta con farine integrali e la crostata con la marmellata di ciliegie. Perfetto, bene, io la ringrazio, è stato bellissimo scoprire. Poi se le signore o chi sia ha interesse anche a fare delle gite, ci sono anche... Ah, sì. Quindi, assistenza, gite, animazione, attenzione, sì, le prodi, distribuiscono, cioè, anche in questo periodo di 7:30 eccetera, loro sono in contatto diretto con i c'è una cosa che non fate, c'è una cosa che non fate, probabile, okay, perché le fate tutto, cioè assistenza al 7:30, assistenza alla frode, assistenza agli anziani, c'è di tutto. Beh, insomma questo è l'inizio. Ma a Trieste avete una sede, cioè a parte il Bioest, dove allora, ok vengo a trovarvi, la sede in via Manzoni numero 9, dove c'è la sede del CAF. Attualmente, siccome il CAF ha il lavoro e per cui c'è bisogno di spazio, è trasferita fino a settembre nella parrocchia della Santa Teresa del Bambino Gesù, che è in via Matteotti, cioè praticamente continuando via Manzoni, girando l'angolo a sinistra, si trova questa. Bene. C'è la sala, insomma. Quindi chi qualsiasi vuole... informazione comunque in via Manzoni. Perfetto. Il CAF. Questa è Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. Allora, siccome questa mattina doveva piovere e invece siamo stati baciati dal sole, quale migliore canzone per omaggiare questo simpatico dono che ci ha fatto il Signore con la canzone del sole? Perfetta, direi. E dopo un signor cantante, un certo Lucio Battisti, veramente importante per il nostro Stato. Abbiamo un signor medico, devo dire la verità, in questo momento. E abbiamo anche un signor argomento da trattare, perché non è una cosa che semplice. Io lascio tranquillamente al nostro signor medico. Noi non faremo domande, noi ascolteremo e basta. Abbiamo qui il signor Pierpaolo, che ci parlerà un attimo della firma per il referendum. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, una giornata stupenda, veramente tacciati della fortuna. Allora io mi presento, sono pediatra Pierpaolo Brovedani e faccio parte del Comitato di Difesa della Costituzione. E perché mi interessa questo argomento? Perché la demolizione sistematica del servizio sanitario regionale e nazionale passa anche attraverso la riduzione dei diritti costituzionali. Per questo abbiamo costituito... In che modo? Scusi se le interrompo. Passa attraverso un disegno che punta a dare le decisioni sempre di meno alla gente e sempre di più all'esecutivo. A me basterebbe mantenere quello che nella Repubblica è nata dalla Rivoluzione Francese, potere esecutivo, giudiziario
e il potere parlamentare rimanessero distinte. Con le modifiche alla Costituzione e alla legge elettorale si rischia di rendere questa situazione in mano solo al governo, ed è questo un disegno generale che riguarda non solo l'Italia ma anche l'Europa. Perfetto, quindi ci elenchi. Sì, noi abbiamo tre referendum molto semplici da capire. Il primo è contro il premio di maggioranza, che era la vecchia legge truffa già tentata negli anni 50 per dare un premio di maggioranza abnorme a chi raggiunge solo il 40%, o al ballottaggio, attenti, al ballottaggio anche quelli che riescono a raggiungere il 25-26%, quindi un domani qualsiasi forza politica, populista, di minoranza, quello che volete, può raggiungere il potere anche del Parlamento. Secondo, l'abolizione dei capilista, cioè delle persone nominate dai partiti che ancora in questa proposta dell'Italicum ci sono. Terzo, la richiesta di ritornare sui propri passi per le decisioni disastrose che sono state fatte di revisione della Costituzione, che è una finta monocameralità, in realtà vengono mantenuti tutti e due parlamenti con tutta una serie di conseguenze che è difficile spiegare nel dettaglio, ma che in sostanza danno il potere all'esecutivo ed espropriano il Parlamento. Quindi in poche parole stiamo parlando di una firma che non ha a che fare assolutamente con nessun partito politico, ma una firma che ha a che fare con i nostri interessi personali di cittadini. Io credo che questa sia la madre di tutti i referendum, cioè firmando questi referendum ci dobbiamo tutelare per il futuro. Come diceva come dice il nostro presidente del comitato, il professore di diritto, professor Barberis, la Costituzione bisogna cambiarla quando si è sobri, per quando si sarà ubriachi, va bene? Noi stiamo attraversando un periodo di ubriacatura, di colpi di maggioranza, di scelte di pancia e non di testa, e non è questo il momento di fare questi cambiamenti. Bene, quindi ricordiamo che lo stand per la firma... Allora, lo stand per la firma è vicino a Radio Fragola. Perché Radio Fragola è il punto nevralgico di questo piest. Se venite vicino a Radio Fragola, ricordo inoltre che ci saremo oggi e domani, ovviamente a Bioest, vicino a Radio Fragola, che la prossima settimana... L'11 e 12 giugno c'è la campagna nazionale, saremo in Largo Barriera e la mattina di sabato saremo in Viale Pomeriggio, saremo la mattina in Piazza Capo di Piazza, e martedì 7, scusa ancora se do questo annuncio, in via Corso Italia, Circolo della Stampa, alle 17.30 ci sarà il nostro presidente locale che è il professor Barberis, ma anche il presidente nazionale del Comitato di Difesa della Costituzione, il professor Pesostri, quindi ci sarà una conferenza stampa illustrativa ufficiale, ma noi ci stiamo già muovendo da un paio di mesi. Vedo belli carichi di impegni e soprattutto anche pronti a difendere i vostri diritti. E siamo anche una bella squadra, perché molte persone che abbiamo raccolto, proprio dei militanti diciamo, che hanno aderito, sono persone che si erano un po' ritirate nel proprio guscio e adesso invece sono entusiaste nel avere questo minimo comune denominatore, che è un obiettivo sia politico ma non partitico, perché riguarda tutti. Quindi se qualcuno vuole capire i motivi per votare sì o no, passa da voi e voi li elencate vicino a Radio Fragole, dove tra l'altro devo fare pubblicità e progresso, ci sono anche le firme per il lavoro, ci sono le firme sociali, ma forse intervisterete nel corso di questi giorni anche gli altri responsabili. Siamo tutti vicino alla radio. Perfetto, la ringrazio signor Pierpaolo, e direi quindi ragazzi di venire, un altro motivo in più per venire al Bioest, ogni volta ne troviamo uno in più, assolutamente, anche per capire cosa votare a ottobre. Perfetto, ma soprattutto per interessare e interessarvi alla di un interesse che appunto è no, e a ottobre si voterà no. Vabbè, qui però intanto potreste venire a informarvi, perché la conoscenza è fondamentale. Semplicemente per votare nel modo migliore. Quindi io direi che possiamo dare un attimo spazio al... Quindi Simply the Best. Non ci posso credere, Adriano. Bene. Appena in tempo di nuovo qui sulle note di Radio Fragola. Ho rubato una bambina!
Sì, non puoi dirlo così in diretta nazionale e internazionale, allora, visto che ci possono seguire anche via streaming. No, per chi non sa, c'è una bambina splendida che sta camminando per il parchetto e penso che sia uno dei suoi primi passi, che gli abbiamo dato un adesivo di Radio Fragola, ovviamente. Lei si è ovviamente attaccata sulla maglietta, ma ha due occhi che sono dolcissimi. Adesso io la tengo in braccio perché è troppo bella. Ciao tata, non so neanche come si chiama, però l'ha rubata. Agnese si chiama, che bella, e quindi l'ho rubata. È la nostra ascoltatrice più piccola, forse. Sì, la nostra fan numero uno, vero? Quanti anni hai? Non parla, è troppo piccola. Uno! No. E mettimi un vagito, qualcosa. Niente, no, è timidissima, mi guarda come se fosse un orco. Com'è? Sì, beh, diciamo, non è tanto timida perché sta qua in braccio a Sabrina, che neanche la conosce. L'ha rubata, l'ha portata via. La mamma è molto contenta perché così c'ha 5 minuti di spazio, di relax, perché secondo me è una bimba molto attiva questa qui. Però è tranquilla, non parla. Vuoi dirci qualcosa per Radio Fragola? Di Radio Fragola come prima parola. Mamma! Allora, si vede, mamma, che Adriano ha un cane e non ha un figlio, perché sennò saprebbe che... Non posso dire, ecco. Però accanto a noi c'è anche un'altra persona. C'è Lucia. C'è Lucia, la diciamo così. Grazie. C'è Lucia. C'è la nostra presidentessa Capessa, il nostro guru che ci guarda dall'alto. Il nostro mentore. Bravissimo. Il nostro mentore. Allora, ciao, perché ragazzi? Sei qui? Perché siamo a Bioest, quindi. Okay. Quindi sabato 4 giugno, cosa fai? Vieni al Bioest. Esatto, perché stare a casa ad ascoltare noi, per esempio, quando puoi venire qua e vederci in diretta e vedere quanto è bravo Adriano. Non abbiamo detto bello, solo bravo. Sto perdendo capelli, sto ingrassando, quindi... Allora, in realtà mi avete invitato qui oggi perché così ricordo a tutti i nostri radioascoltatori che dalla metà di giugno inizia il centro estivo qui al Parco di San Giovanni, che si chiama Primo in Inglese. Fra le varie settimane c'è anche una settimana tutta in radio, dove i tuoi nipotini, Adriano, possono venire e imitarti. Da quanti anni? Dei 6 in su. Dai 6 in su? Dei 6 in su. Fino ai 12. Quindi li facciamo fare un sacco di attività, anche radiofoniche, tutto molto divertente. E se ne volete sapere di più, c'è un bel sito in italiano che si chiama Primo in Inglese. Tu non ti preoccupare, perché non ti metteremo a parlare in inglese. No, assolutamente, anche perché dovrei fare io il corso per i bambini di 6 anni per capire qualcosa di inglese. Io invece, Adriano, volevo farti ascoltare un pezzo nuovo. E il pezzo in questione è di un cantautore che si chiama Calcutta, che secondo me a te piacerebbe tantissimo. Lui è di Latina, di Roma, e ha fatto un successo abnorme nell'ultimo periodo. Io speravo anche di invitarlo al Parco, anche se a me non è che proprio piace tantissimo musicalmente, però mi piace molto quello che combina, assolutamente, perché in realtà è uno che ha un sacco di cose all'attivo. Quindi vorrei quasi quasi metterti un pezzo musicale da questo suo album, che è intitolato Mainstream. Vedi, il capo arriva e ci insegna sicuramente. No, io volevo solamente farvi ascoltare questo perché secondo me la traccia... Ci può piacere. Sì, vi può piacere molto. Lui sta veramente un sacco di successo, è in tournée, sarà qua vicino a Udine prossimamente di nuovo, ha fatto il sold out 2 volte nel teatro di Udine, vedete, insomma, bravo. L'album... Tutto il teatro ballava, ma non quel ballo tunzi che pensi tu, è qualcosa di più armonico, ecco. Quindi io proverei a vedere se riesco ad agevolarti così, insomma, il suo pezzo super, che si intitola Cosa mi manchi a fare? Okay. Io, e questo è Calcutta. Ah sì? Sì, assomiglia un po' a quello di Cremona. Non lo so, però no, non ho presente di cosa mi stai parlando, però vediamo. Boh, allora io adesso ti faccio così. Sì. Un intro un po' particolare. Sì. Passiamo da Calcutta all'Europa. Sì. Come? Con gli Europa. Mamma mia, davvero. The Final Countdown? Assolutamente. Non potrei mettere altro. Allora, qua abbiamo
siamo sempre qui in diretta dal Parco di San Giovanni, 104.5 e 104.8 sono le frequenze di Radio Fragola, presente al BioEst. Io stavo già chiedendo informazioni al signor Marco, che ci parla della sua associazione Reiki, e siccome non ne sapevo assolutamente niente, ammetto la mia ignoranza, ero già che mi stavo istruendo su questa associazione. Si fermasse poi la tua ignoranza. È simpatico il mio compagno qui, eh? Guarda che dopo te le faccio pagare, eh? Quindi passo il microfono a Marco che ci spiega un secondino, ci dica. Chi è Marco? Il secondino è quello che fa la guardia alle carceri del coronel. Io mi occupo di Reiki da 15 anni e sono legato a questa associazione che si chiama Associazione Reiki Rau. Rau è l'abbreviazione, perché molti ci chiedono che metodo è questo Reiki Rau, cosa è lo strano, no? Rau significa Reiki Amore Universale, è l'abbreviazione del nome dell'associazione. Il metodo Reiki è un metodo molto antico, ha quasi 3.000 anni, è stato riscoperto da Mikao Usui all'inizio del Novecento. Mikao Usui era un teologo giapponese che ha fatto il suo percorso, come lo fanno molte persone. Lui ricercava delle risposte per capire il metodo che veniva utilizzato nelle scuole sene, è stato utilizzato anche da Gesù, per dare la guarigione. Questa guarigione che noi adesso traduciamo in riequilibrio energetico naturale. Quindi in quale modo è efficace? È efficace soprattutto ricevendo l'attivazione o l'iniziazione del metodo Reiki. Lo può fare soltanto un maestro abilitato, quindi un terzo livello che possa attivare le persone, quindi donare a loro questa capacità di diventare un canale per l'energia universale. E con questa energia universale trasmettere attraverso le mani in maniera concentrata al proprio corpo, stimolando i propri centri di energia, oppure trasmettendo alle persone che hanno bisogno o agli animali. Una caratteristica di questa energia è che possiamo trattare anche quello che mangiamo, quello che infiliamo nel nostro corpo come medicine, come bevande, come qualsiasi cosa. Si possono fare anche dei corsi? Si possono fare corsi, noi qui a Trieste facciamo tutti i corsi, dal primo livello fino al maestrato. Inoltre abbiniamo questo metodo Reiki anche ai corsi di cristalloterapia, di oli essenziali, di massaggio olistico, di massaggio sportivo, ma questo poi si estende all'operatore. La parola Reiki significa qualcosa, un significato? Il termine Reiki è un termine coniato da Mikao Usui, che nella sua esperienza ha trovato in dei antichi testi scritti in sanscrito questo metodo. Nella traduzione lui ha definito questa energia che si univa all'energia personale, all'energia universale, e fondendosi crea un'unità. Quindi il termine Reiki significa Rei, energia universale o cosmica, e Chi o Chi è l'energia personale. Quindi è una trasmissione di energia, ho capito bene? È un attraversamento, una canalizzazione di questa energia che poi tu utilizzi convogliandola, trasmettendola a te stesso in qualsiasi punto del tuo corpo. Se hai un problemino anche al semplice mal di testa, ti fai la bilanciatura, la fai in un certo modo, sul cuore, e poi appoggi le mani sulla testa e trasmetti energia. Quindi diciamo che è anche principalmente un metodo per, diciamo, guarire noi stessi, insomma, per potenziare noi stessi. Sì, per guarire quelle malattie, soprattutto dovute a anomalie energetiche o psicosomatiche. Quindi riequilibrata. Riequilibrata. Noi andiamo a lavorare sul corpo, a trasmettere energia al corpo, per ripristinare il suo normale funzionamento. In questo momento che siamo tutti molto stressati e nevrotici, il Reiki ci potrebbe aiutare? Beh, in questo istante ci aiuta sì, in questo periodo della nostra vita ci aiuta ancora di più e ci aiuta anche più avanti, si può aiutare anche quando siamo bambini. Si può fare l'attivazione al primo livello anche ai bambini piccoli. Ma c'è un limite di età oppure? Non ci sono limiti di età. Non è mai troppo tardi quindi? Non è mai troppo tardi, però chi è consapevole lo fa fare già ai bambini piccoli, perché sanno che poi vivono nella luce e automaticamente loro crescono con questa vibrazione. Per avere informazioni, quindi comunque venite al BioEst. Voi avete lo stand dove è preciso? Noi abbiamo lo stand, siamo un po' fuori dal gruppo, siamo circa l'ingresso superiore del BioEst.
vicino alla piazzetta e siamo associazione Reiki Rau, facciamo trattamenti di prova, diamo dimostrazioni che non soltanto vedere e comunque insomma siamo lì per discutere e parlare. Allora, gli amici da casa non hanno scusa perché ci trovano qua al Bioest oggi e domani, però nell'eventualità che per caso ci ascoltassero e avessero già degli impegni possono trovare una pagina Facebook, un sito internet. Beh, diciamo che quando vanno sul sito internet e inseriscono nel banner di ricerca associazione Reiki Rau trovano molte informazioni. Quindi ripetiamo Reiki Rau. Reiki Rau, oppure Marco Gallone Reiki Rau. Perfetto. Perfetto, noi la ringraziamo e dopo andrò a fare anch'io una visita a questo stand. Oggi dopo il trattamento. Cioè, oggi vi trovate al Bioest dalle 9 di mattina alle 11 di massaggi, sera. Massaggi, mangiamo, ci riequilibriamo. Stasera ci sono anche i concerti. C'è di tutto al Bioest. C'è di tutto. Non potete assolutamente. Vi aspettiamo. Cosa vogliono i 17enni, 18enni a tutti i costi? Visto quella sposta al fondo. È volgare, ma è così. D'altronde prima non si tirava nessuno. È così, eh? Thank you.
siete sempre qui a Radio Fragola 104.5, 104.8, ve lo continuo a ridire perché siamo in diretta dal Bioest, non è una cosa che succede tutti i giorni, succede una volta all'anno e io sono il primo ad aspettarlo perché, come vi ho già detto prima, ci sono i massaggi, ma non ci sono solo i massaggi, si trovano anche tante altre 1500 cose. Ma anche tante realtà, oltre associative, anche di vendita di prodotti che uno sinceramente non immaginava. Adesso qui con noi abbiamo Daniele. Ciao a tutti. Che è giovanissimo. Daniele, scusa, quanti anni hai? Io 28. Siamo coetanei. Sono io che le riposto male. Siamo coetanei. Adriano ne porta male, ma questo sta arrivando. Ma è lo stress radiofonico, ragazzi. Daniele è anche una realtà nuova di imprenditoria, diciamo. Sì, esatto. Insomma, una piccola... No, aspetta. Un po' più alto così ti sentiamo benissimo. Benissimo. Siamo un piccolo calzificio in provincia di Brescia, siamo un piccolo calzificio artigianale, produciamo calze in cotone biologico, canapa, lino e lana naturale, anche alpaca. E da Brescia siete venuti fino a qua? Esatto. Sì. E quindi se sono venuti da Brescia per vedere il Bioest, ragazzi, voi che siete in città non potete sicuramente farvi sfuggire questa occasione. No, assolutamente, ma scusami, io voglio indagare con Daniele perché hai donna scarpe, collante, calzette, calzini, calzette. Parami di questa tua attività. L'attività è iniziata con mio padre più di 40 anni fa, è iniziato ancora quando era giovane ragazzino, diciamo, a lavorare nei calzifici e si è messo in proprio ancora proprio in poco di 20 anni, di conseguenza è da più di 40 anni che l'attività è iniziata. Da quando erano piccoli i miei figli di non cronato sono portati sull'alimentazione biologica e da qui, diciamo, hanno deciso di iniziare a produrre una piccola linea in cotone biologico. Prima producevano calze convenzionali comunque per altri calzifici e da quando pian piano ci sono convertiti, dopo che sono stato anche in attività, dalla produzione tradizionale con filati sintetici così in calze in cotone biologico inizialmente, dove abbiamo trovato anche solo lana naturale, non tinta, non trattata, e adesso anche canapa, non ancora italiana perché non c'è ancora una filiera italiana, che è canapa europea, anche da Romania, e adesso anche il vino. Quindi scusami, voi importate la canapa, sì, poi esatto. Immagino il lino no, forse, il lino è francese. Il lino è francese, favoloso. In realtà le piante. Vedi come l'economia è globale, è bellissima questa cosa, è una realtà incredibile. Stiamo cercando anche la canapa italiana per avere un prodotto 100% italiano, però non c'è ancora una filiera che sostiene la produzione di un filo in canapa. Ci sono altre cose come l'edilizia, ma non. La canapa si può usare un po' per tutto. Esatto, è un ottimo prodotto che comunque possono coltivare anche tutti i contadini, non hanno problemi, e non ha bisogno di pesticidi, non ha bisogno di fertilizzanti e di conseguenza sarebbe 100% sostenibile. Ok, quindi tu in poche parole importi i prodotti un po' dall'Italia, un po' dagli altri paesi, i filati esatto. E poi produci tu. Noi siamo noi, sì, abbiamo macchinari per far calze, circa 40 macchine, e noi siamo noi. Bellissimo, e scusami, per chi magari non sa, la differenza tra un prodotto, ecco, non sintetico e un prodotto che invece è sintetico, lo vado a prendere, sì. Sui benefici quali sono? Innanzitutto che non sono stati inquinati, comunque non sono stati sfruttati persone, comunque per la produzione e la coltivazione di questi prodotti, non sono stati sfruttati bambini, soprattutto abbiamo la certificazione etica anche per questo. Direi che è molto molto importante. Che già questo direi che, esatto. Che è fondamentale. Per questo ho pagato un po' di più, cioè nel senso. Ma neanche molto di più, perché comunque se vedi i prezzi che avremo noi, che non sono per niente alti, sono paragonabili sicuramente a un negozio che vende anche calze convenzionali, perché vendendo noi direttamente riusciamo a tenere un prezzo ottimo. E di conseguenza e poi anche il prodotto sulla pelle è molto più fresco e aspirante. È molto più confortevole, comunque non fa sudare il piede, passa per molto meglio la sudorazione e beh, è molto più confortevole per la salute. E invece la lana immagino riscalda di più. È un prodotto un po' delicato, comunque la lana è un po' delicata rispetto al sintetico, però è molto calda. E la canapa, che è una cosa che io sinceramente non ho mai sentito, cioè beh, uno per esempio io vado a comprare di solito il cotone o la lana, ma la canapa invece... La canapa a guardarla sembra un prodotto molto più rigido rispetto al cotone, però per l'estate, soprattutto per l'estate, è veramente fresca e traspirante. Tiene è veramente è molto confortevole. Quindi favolosa questa cosa, quindi vedi? Siete il prodotto giusto per il momento giusto. Sì, assolutamente, vedi, ad esempio chi è costretto a dover stare sempre con le scarpe chiuse anche d'estate?
anche magari lavora in ufficio, perché non può mettere l'infradito perché gli puzza le pieghe. Oppure chi parte per la canapa. La canapa è veramente ottima. Persone che hanno sudorazione di piedi, che puzzano anche i piedi, la canapa tiene il piede molto fresco e comunque non fa puzzare il piede. Che colore avete i calzini? Allora, aspetta, riservalo per Adriano, che sto facendo l'ordine. Ecco, sono un cucci, guarda, cioè, guarda che non mi piace. Che bello! A me l'aiuto parecchio. Di che colore ce la metti? Allora, partiamo sul prodotto più naturale possibile, con il plotone, il colore ecru, la canapa è un colore più un verdino, marroncino, comunque color proprio canapa non trattato. Il cotone abbiamo anche tinto in colori blu e nero, colori comunque scuri. Esatto, e la tintura naturale, facciamo tingere una tintoria certificata in questi livelli. Le compriamo il cotone greggio, non tinto, e lo facciamo tingere noi in questa tintoria certificata. Bellissimo, e quindi comunque i costi sono bassi perché voi siete la rivendita diretta. Esatto, cioè proprio... siamo noi produttori e vendiamo direttamente, abbiamo un prezzo ottimo. Abbiamo anche il sito internet dove vendiamo direttamente. Bravissimo! Qual è il sito? Il sito è molto semplice, è www.calzebiologiche.it. Molto facile, ci abbiamo Facebook, ma stiamo ancora implementando, diciamo, sì, diciamo di sì. Ok, perfetto. Benissimo, quindi addirittura vengono da Brescia. Qui? Esatto, è già il secondo anno che veniamo, ci mettevamo qualche anno. Ma riesci a vedere un po' di queste? Di 17, 16, poco. L'anno scorso siamo riusciti a vedere un po' la parte, sì. la sera. Quindi sì, sono arrivati ieri, partiamo domani. Oltre al tuo stand, qual è quello che ti piace di più? Allora, ne ho girati pochi. Radio Fragola, devi dire Radio Fragola. Ovviamente, diciamo, quello era già scontato, Radio Fragola. No, scherzo, oltre a Radio Fragola, cosa ti piace di Dio Est? Ma sono bello che si trovano molti prodotti particolari, comunque che non si trovano normalmente, e soprattutto prodotti che fanno bene per la salute, e non i soliti prodotti convenzionali che si trovano al supermercato e che guardano solo al guadagno, e si guarda un po' anche all'ambiente e alla salute delle persone. Perfetto. Favoloso, poi comunque dite, giusto, uno facciamo anche spedizione, abbiamo anche un e-commerce sul sito dove si prevedono tutti gli articoli e possono acquistare direttamente da noi. Ovviamente scusi, se volete comprare queste calze biologiche e non riuscite a venire al BioS, potete riceverle direttamente a casa vostra. Però... e forniamo anche i gas, quindi l'acquisto sul vale. Vedi, però scusate ragazzi, calze di canapa, io non le ho mai viste, venite su e venite a vederle, perché io adesso vado, seguo Daniele e vado a vederle. Ma oggi segui tutti, mi lasci sempre qua da sola. Daniele poi ha 28 anni, scusa, non se lo seguo. A parte di scherzo, dove questo, qua la marchione in diretta radiofonica. Siamo nella parte alta, lì. Nella fiera. Ok, alle spalle di San Giovanni di Radio Fragola. Nella parte più alta della fiera. Perfetto, bene, allora direi... Mario, metti la prossima canzone e grazie Daniele. Grazie a voi. Grazie, adesso lanciamo la prossima canzone che ci ha portato Gino, nostro amico, ti ricordi Gino? Gino, ciao Gino, sempre un piacere salutarti. Assolutamente, non c'è l'associazione Arcieri qua oggi. La compagnia Arcieri Trieste oggi non è venuta più che altro perché bisogna trovare anche una location che garantisca la sicurezza alle persone. E siccome ci sono già tantissimi stand, insomma... una freccia volante non era il caso, quindi no? Quindi noi ricordiamo Gino con questa canzone qua. Ah, adesso lo dico, sconto del 15%. Chi ha la visita di un flaco la prima volta di entrare. Accordo fatto, ciao, facci vedere le calze. Ah sì, è vero, fa bene. Questa qua è la picotona. Normalissima. Thank you.
tempo sta migliorando, è sempre più bello, le persone sono tantissime, gli ospiti anche. Sì, perché mi sembra giusto che la radio viva col bioest. Sono come i pistacchi, no? Praticamente gli ospiti uno tira l'altro, veramente. Ok, questa di Adriano, è ora di pranzo, sono mezzogiorno. Già fa, ma dimmi la verità, prima massaggio o prima panino? Panino e massaggio. Bene, accanto a me c'è la signora Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che mi accennava di un di un'associazione e di una, cioè di una un'iniziativa nuova. Sì, è abbastanza nuova. Per la nostra regione sicuramente nuova. Per altre regioni forse è già conosciuta in parte. E mi spieghi, intanto si chiama Associazione La Dionea Coating. Sì, allora spieghiamo intanto il nome. Perfetto. La Dionea era una motonave che a Trieste portava le persone da Trieste a Grignano. E quindi è legato un po' all'idea del viaggio, ma anche all'idea di un viaggio che portava in posti piacevoli, in posti di vacanza. E quindi siccome l'idea è nata così con un gruppo di persone che una sera hanno cominciato a dire beh, ma proviamoci almeno nella nostra regione a fare qualcosa di questo tipo. E dicevano beh, ma è un'avventura, è un viaggio. Sì, un viaggio. Qualcuno ridendo ha detto sì, un viaggio come quando prendevamo la Dionea. E quindi il nome è nato così. Allora tutti hanno detto ma sì, che bella idea, chiamiamola la Dionea Coating. E così facciamo anche una metafora di questo passaggio dall'abitazione privata, isolata e in qualche maniera anche difficile da gestire, un passaggio a un'abitazione in cui mantengo la mia privacy, perché l'abitazione resta proprietà privata, ma assieme alla mia privacy mi garantisco anche una serie di relazioni, di iniziative solidali che posso gestire in degli spazi che sono gli spazi comuni. Ho capito, ma precisamente l'associazione di cosa si occupa? Quindi? Allora, l'associazione nasce da un anno e mezzo circa, e si occupa di... È veramente giovane, insomma. Sì, e si occupa di concretizzare un progetto. Chi è già passato per questa strada ci dice che la partecipazione nell'ideazione del progetto è una fase essenziale. Quindi le persone devono conoscersi, le persone devono elaborare un progetto assieme e devono anche imparare un po' a tollerare alcune differenze che con le persone ci sono. E quindi ci siamo dati dei compiti. E come vive questa associazione? Come viva? E in che senso? Nel senso, come vi finanziate? Non abbiamo per adesso bisogno di finanziamenti, okay. Perché abbiamo degli incontri ogni 15 giorni in cui abbiamo dei piccoli progetti che sono volti a costruire questo co-housing. Per esempio abbiamo letto i progetti in merito, siamo andati a vedere altri co-housing in Italia, abbiamo parlato con le persone che ci vivono dentro. Volete differenziarvi dagli altri in qualche modo? In particolare ogni co-housing è un po' frutto dell'iniziativa dei co-houser che ci abitano, okay. Alcuni ci hanno dato certe idee, certe suggestioni interessanti, altri ci sembravano meno interessanti. Siamo andati in aziende che costruiscono in maniera ecologica, che quindi, credo sia fondamentale, sì, in questo momento. Perché è una scelta anche ecologica. Ma costa di più, costa di meno, ideologico, come si sostiene? Allora, sicuramente i costi sono elevati. Noi siamo un gruppo di persone non uniformi come ideologia, come cultura, come livello politico, e quindi rispetto ad alcune scelte siamo convinti ma non fanatici, okay. Nel senso bisogna che trovare il giusto equilibrio. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra una scelta ecologica rispettosa della natura, però che non sia dei costi eccessivi che in qualche maniera non riusciamo a sostenere, no? E in questo il nostro passaggio nelle varie aziende ci è stato molto utile. Tra la differenza tra il normale e il biologico, dura uguale, dura di più, dura di meno? No, oggi come oggi le costruzioni naturali biologiche hanno una durata quasi limitata, ci sono delle soluzioni veramente intelligenti. E le energie sono rinnovabili. Esatto. E quindi è anche per guardare il futuro, sicuramente, per le generazioni future. Sicuramente sì. Ecco, guardare il futuro, noi pensiamo che oltre alle risorse naturali,
le risorse della solidarietà, della cooperazione, della condivisione siano delle risorse altrettanto importanti. Un dovere civile e morale? Sì. Però mi spieghi, le persone si incontrano nei vostri gruppi, insomma? Le persone sì. Scusi. No, prego. E poi dopo come decidono di fare questa housing? Cioè il luogo comune, come nasce? Allora, è un progetto di un condominio, se vogliamo semplificare. Perfetto, la cosa. Sì. Un condominio che all'interno della sua struttura ha delle ampie zone condivise. Di solito sono una lavanderia, un laboratorio a falegnameria, una sala grande, conviviale, che può essere utilizzata dai soci, ma può essere anche utilizzata per incontri culturali, per associazioni che si vogliono ospitare. Le persone vivono in quel condominio. Le persone vivono nel condominio. Vedi che bello, cioè nel senso, di solito uno litiga col vicino, invece l'idea soltanto di realizzare una parte in comune dello stabile, dove potersi incontrare e avere, cambiarsi le... Sì, o anche, non so, magari io ad esempio sono un'appassionata di lettura, magari faccio un angolo libri. Questo l'abbiamo pensato nel nostro progetto, nel senso che ognuno ha la casa piena di libri, di solito i libri non si leggono 3-4 volte lo stesso libro, e quindi avere uno spazio in cui i libri sono disponibili per tutti è molto importante. Quindi un book sharing. Bellissimo! Allora, book sharing, esatto. Tutti ci dicono ma si litigherà, no? Si litiga, sì, beh, si è vero, sempre, ma fa anche parte di questo. Diventiamo sempre più intolleranti, questo è un problema, però è inutile parlare tanto di tolleranza, di se poi non ci educhiamo anche alla tolleranza. Noi abbiamo chiamato un facilitatore due volte, che ci ha aiutato a costruirci un metodo di stare insieme, di discutere sui progetti, che sia rispettoso dell'ascolto, che sia rispettoso del consenso. E quindi per noi questo percorso diventa interessante anche proprio come persona. Quindi oltre a queste aree comuni, com'è ecologica la vostra casa? Adesso è un po' difficile, entriamo troppo nel dettaglio. Però se qualcuno vuole saperlo può trovarvi qui. Ah, sicuramente, giusto? E può venire con noi a fare le visite nelle varie aziende che ci illustrano le loro soluzioni. Perché noi abbiamo costruito un po' un progetto di massima, che presentiamo alle aziende e loro ci spiegano sia i costi sia anche le soluzioni che ci propongono. Però mi torno giusto la curiosità. Sì, eventualmente stavo pensando, io pensavo al condominio dei miei genitori, sì, che hanno un'area comune che in realtà è una specie di posto dove si stendono i panni. Sì, okay. Anche a costo zero uno potrebbe trasformarlo in un'area comune, se ognuno di loro magari porta un divano che magari non usa più, un armadio che non usa più, questo potrebbe naturalmente essere, cioè non per forza uno deve pensare fare una scelta in cui devo investire dei soldi per trasformare l'area ecologica, ecco, no? Sì, sì, direi che proprio questo è anche l'interessante di questi progetti, che nascono sulle esigenze e sui bisogni delle persone. Una cosa vorrei sottolineare perché penso sia importante. Noi sentiamo spesso parlare di housing sociale per persone fragili, per persone con difficoltà. Io vorrei uscire un po' da questa mentalità. Se noi pensiamo a soluzioni abitative alternative solo per la fragilità, creiamo delle strutture in cui in pratica c'è una uniformità delle persone che non aiuta nessuno a vivere. Queste sono iniziative di persone private, noi tutti quanti abbiamo un appartamento di proprietà, viviamo anche bene nelle nostre case, non siamo in situazioni di particolare fragilità, ma queste strutture, queste scelte abitative potrebbero anche dare la possibilità alla fragilità di trovare una collocazione non in una struttura in cui tutti hanno una fragilità. Tutti per uno o per tutti. Ma in strutture in cui proprio la diversificazione delle persone diventa una ricchezza. Mi dà anche una mano a vicenda. Esatto. E si tiene compagnia. Esatto. L'altro anno a Bioest è passata una ragazza olandese. In Olanda ci sono moltissimi co-housing ormai. È passata quel bambinetto sulle spalle di un anno, ci ha guardato, ha detto molto, sono contenta che anche qua cominciano questi co-housing. E poi mi guarda e mi dice, se vengo a vivere qua, il mio bambino ha bisogno di nonni. Ah, bellissimo. E ma loro sono anche più aperti rispetto quindi a noi. È giusta questa cosa, no? Vediamola anche, una coppia giovane arriva in una città in cui non conosce nessuno, è sola. Vuoi che in una struttura di questo genere non trova delle persone che possano in qualche maniera
aiutarla, collaborare con lei ed essere contenti di questa collaborazione. Quindi oltre a fare del bene comunque per l'ambiente, fate anche del bene per la società, per le persone. Questo vorrei che passi come messaggio. Splendido. È una risorsa per tutti, non necessariamente per i fragili, è una risorsa come scelta. Per ritornare ai principi base. Sì, forse ricostruiamo quello che una volta era il paesino, volete fare il paese in un condominio? Era la regola, però adesso è diventato un lusso. Con anche una persona che nel caso in cui ci sono dei problemi comportamentali può darvi una mano. Esatto. È splendido, veramente, io la ringrazio, è stato grazie veramente a voi, grazie a voi, grazie. Arrivederci. Grazie, buon lavoro. Alla prossima. Ciao. Noi siamo sempre qui in diretta, adesso andremo a cercare un nuovo ospite da presentarvi. Noi siamo sempre qua, ricordiamo, nel parco di San Giovanni, non potete mancare perché di gente ne sta venendo a, come si può dire, a manetta sta arrivando di tutto e di più, abbiamo anche le troupe che girano e ci filmano, dico nient'altro. Bene, andiamo avanti col prossimo pezzo, fra un po' arriverà qualcun altro a, sicuramente ad essere intervistato. C'è la fila, e intanto io sto aspettando il momento in cui mi fanno il massaggio, io ce li ho qui di fronte, sempre liberi, e fra un po' vado. Bene, la canzone è pronta, è arrivata direttamente dagli Stati Uniti, perché è in tour, è Jasmine Thompson che ci canterà una magnifica canzone. Radio Fragola 104.5, 104.8, live at Under the Glicine, Under the Violet. Su! Ma allora, bisogna far via la gente! Io ho mandato Patrizia in avanscoperta perché inizio ad aver fame, no? E chi è Patrizia? Patrizia è la ragazza che dopo mi farà il massaggio Shatsu o Trina, non l'abbiamo ancora capito, però mi ha detto che mi farà tutti e due, perché tanto... E ti ha anche la presa da mangiare. E no, è andata in avanscoperta per capire cosa c'è in serbo al Bioest di Cibaria. Così. Cioè, sì. dopo le case, dopo l'ecosostenibile, dopo i massaggi, dopo il reiki, dopo cosa abbiamo parlato? La Costituzione, abbiamo parlato di tutto, adesso parleremo di cibo, mi stai dicendo, a mezzogiorno e 5, anzi a mezzogiorno e 21 tu vuoi parlarmi di cibo? Beh, devo intanto informarmi su cosa c'è da mangiare, scusami, quando avanti vedo pagnotte, croissant, lievito madre, tutto con la mia farina, cioè, inizio ad aver fame, scusami. Eh sì, ti do completamente ragione, c'è un profumino nell'aria. Allora, quindi comunque ragazzi, qui gli stand sono tantissimi, veramente tanti, e il prossimo anno vengo prima, verso le 7 inizio a fare la mappetta, perché così so dove alle trovare cosa. Alle 7 di mattina o alle 7 del giorno prima? Perché alle 7 di questa mattina tu eri ancora beata sotto le coperte. Cioè per te venire qua alle 9 mi hai scritto. Cosa mi hai scritto stamattina? Vediamo se hai coraggio di dire. Tu sei pazzo! Alle 9 di mattina. Tu a che ora inizi a lavorare di solito? Alle 8 e mezza, ma sono sempre in ritardo. Ma non avevo dubbi, Sabrina in ritardo, una donna sotto. In realtà lavoro anche il sabato, ma oggi per Bioest ho detto assolutamente no. E quindi, no, stamattina siamo arrivati qui ed erano tutto ancora in allestimento, adesso invece ragazzi c'è un clima splendido, veramente. La gente sta arrivando con i mezzi pubblici, con le macchine, c'è anche la polizia che aiuta comunque a trovare uno spazio dove parcheggiare, perché veramente non si riesce, cioè tutti vogliono venire al Bioest. Sì, poi ci sono le famiglie, i cani, i bimbi, Poi ricordiamo che il parco di San Giovanni è stupendo, cioè ha diverse aree verdi, quindi non soltanto per gli stand, ma se volete fare una passeggiata, io direi anche una delle poche aree verdi bellissime di questa città, potete venire anche con i vostri amici animali pelosi, per carità, cioè qua ce ne abbiamo tantissimi. Dopo infatti intervisteremo anche Valentina con Ricomincio da Cane, ma pensavo che volessi intervistare un cane di un po'. Guarda, hai visto, abbiamo subito qua delle persone davanti che portano un cane, assolutamente, abbiamo anche una aspetta un attimo, prova a fermarli e chiedergli come mai sono venuti qua. Facciamo questa fermate un secondo, vogliamo chiedervi una cosa sola, potete venire qua in diretta radiofonica, dobbiamo chiedervi una cosa sola. Lui, la donna spinge sempre l'uomo, esatto. Mi piace questa cosa. Salve, buongiorno, lei è? Ciao, Paolo. Paolo, come mai siete venuti al Bioest? Perché mi amo la natura, gli animali e biologico. Mi sembra un riassunto in tre parole di che cos'è il Bioest. A chi lo consiglia? A tutti. Perché devono venire? Arriva il sangue. È mai già venuto al parco di San Giovanni a farsi una passeggiata? Penso.
Vedi? Beh, cosa vuoi di più? Stavamo parlando delle persone che possono portare gli amici pelosi e passate voi una bella coppia felice. Una pelosa? No, no. La signora ha portato due amici pelosi. No, adesso grava. Bene, beh, a posto, il signore, sono tutto, io lascio... Grazie, signora, buon lavoro. Buon pranzo, Dio Est. Bene, grazie, buona grazie. Giornata. Vi dedichiamo questa canzone, grazie per l'intervista, vi dedichiamo questa canzone e noi riprendiamo con la diretta tra poco qui, ci sono tutti insieme a De Fuori. Ascolta la canzone. Vieni, vieni qua. Vieni.